Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Siphon Filter. Dopo che l'ultima volta abbiamo accompagnato Gabriel Logan con il convoglio fino alla città di Kabul, adesso siamo effettivamente a Kabul, in Afghanistan nel 1987. Siamo nella piazza, nella zona est della città. Deposizione di Logan dal verbale del congresso. Il diversiva di Lian funzionò perfettamente. Non so cosa fece, ma all'improvviso le truppe che difendevano le mura a sud della città sparirono e poté far entrare il camion a Kabul. Quando ci avvicinammo al punto d'incontro, però, ci trovammo nei guai. Un T-64 sovietico era di guardia alla piazza e c'erano degli uomini. Non avevo idea di come un singolo soldato potesse eliminare tutti quei carri armati russi. Benton, se non riesco a fermare questo T-64, fai arretrare questo camion. Cosa hai in mente? Nessuna idea, ma mi verrà in mente qualcosa. Bene, quindi adesso dobbiamo fare un po' di casino. Ecco, soprattutto col fatto che praticamente siamo senza munizioni, senza niente. Quindi. Bene. Cioè, questi mi vengono praticamente col fucile da cecchino. Mi vengono col fucile da cecchino a spararmi di fronte. Folli, pazzi. Ok, adesso abbiamo la giacca antiproiettile. Non mi ricordo se nel camion si potevano prendere munizioni o roba, ma credo di no. No, non mi ricordavo. Cioè, mi ricordavo qualcosa del genere. Allora, la mappa. Vedete, come potete vedere, praticamente abbiamo un corridoio, perché questa tecnicamente viene intesa come se fosse una pseudo boss fight. Quindi... Minchia, mi ha sentito, mi sa. Sì, mi sa che mi ha sentito. Perché si è abbassato lo stronzo. Come ha fatto a vedermi? Ma tu da dove sei spuntato? Ecco, diciamo che il vantaggio di avere gli infrarossi è che comunque io posso sparare praticamente da lontano. Quindi mi basta semplicemente mirare. E controllare la zona da più lontano. Questo è l'unico vero vantaggio effettivamente che ho. Ora qua dovrebbero esserci gli altri, se non sbaglio. Logan, qui è Xing. Mi hai salvato la vita alle porte della città. Spero che questo diversivo ti sia utile. Ha funzionato, Xing. Qualche idea per fermare un T-64? No, a meno che tu non abbia una nave da guerra con mortai a puntamento laser. Aspetta, secondo i miei dati c'è un quartier generale afghano abbandonato laggiù. Potrebbero esserci delle munizioni pesanti. In bocca al lupo. Xing, chiudo. Ok. Non li ammazza, incredibile. Ah, però la 45 ce l'abbiamo le munizioni. Ma non è morto, ma che cazzo?
No, vabbè. Ragazzi, veramente, sta cosa è al limite dell'incredibile. Cioè, gli ho sparato un caricatore sano e non muoiono. Con un caricatore sano non muoiono. Cioè, a un certo punto diventano incredibili qua. Sì, vabbè. Che cazzo fa? Che non lo posso mirare. Non l'ho preso. Ma porco. Ma cioè, ragazzi, veramente è incredibile sta cosa. Cioè, poi voglio caricare l'arma e sale le sporgenze, cioè veramente. Allora, qua adesso devo rifornirmi. Devo metterlo davanti, se non forse a sto punto. Sì, ok, ora me lo sono ricordato. Devo piazzarle a terra e poi devo farle esplodere. Incontrammo il nostro contatto. Non era un ribelle afghano, ma un agente sovietico. Benton lo uccise e ci ordinò di lasciare le armi per i ribelli. Un agente sovietico? Lei vorrebbe sostenere che la CIA a quei tempi fornisse armi ai sovietici? Benton non era della CIA. Lavorava per l'agenzia. Mi disse di dimenticare ciò che avevo visto per il mio bene. E non rivide più Liang Xing da allora? Benton a Kabul. Aveva completato la missione ed era sparita. Liang sapeva sempre badare a se stesso. E qui adesso invece dobbiamo ritornare nei panni di Liang Xing perché ci troviamo da ben altra parte, ovvero ci troviamo sempre nella zona di Kabul, se non mi ricordo male, ma c'è un altro tipo di missione. Quindi, detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.